amministrazione amministrativa e politico-istituzionale di Fisciano, San Severino, Salerno e quella che in generale regge e regola la intera Campania? Ma diciamo che nella Valle dell'Irno noi abbiamo avuto con l'ultima tornata amministrativa delle novità politiche e istituzionali di grande rilievo, con la vittoria di Giuseppe Pisapia a Pellezzano e di Gianfranco Valiante a Baronissi, che hanno sancito un forte ritorno del Partito Democratico e del centro-sinistra nell'intera Valle dell'Irno, attorno già al ruolo molto forte, molto autorevole, svolto dalla Tommaso Amabile e da tutta la compagine del PD di Fisciano. C'è stata poi anche l'affermazione importante come consigliere provinciale del sindaco di Brasile, Antonio Rescigno. Questo sta a indicare che la Valle dell'Irno, che è una zona di estremo dinamismo per le attività economiche e produttive che vi sono insediate e per le prospettive di sviluppo anche dal punto di vista infrastrutturale che sono localizzate in questo territorio, nella Valle dell'Irno il Partito Democratico è oggi più che mai il pilastro dell'intero sistema politico. È necessario ora lavorare molto in questo territorio dove io sono stato sempre fortemente destinatario di tanti rapporti di solidarietà e di amicizia che mi onorano, impegnarci con un'azione corale delle istituzioni locali, sia per rendere sempre più proficuo il rapporto tra le città capoluogo e la Valle dell'Irno, che hanno una naturale comunicazione, ma anche per portare a compimento il progetto che abbiamo rimesso in pista per una nuova ipotesi di copertura finanziaria di un'opera assolutamente fondamentale, che è quella della terza corsia, della messa in sicurezza del raccordo Fratte Salerno San Severino, che funge da raccordo e da collegamento tra la 30 Caserta Roma e la 3 Salerno Reggio Calabria. Io penso che lungo questa prospettiva bisogna muoversi e io stasera sono qui come in tante altre occasioni a segnalare innanzitutto tutto il mio impegno e tutto il mio sforzo in sede parlamentare e politica per queste comunità, a cui del resto abbiamo dato anche di recente un segnale importante con il provvedimento molto giusto del Ministro della Giustizia Orlando, che ha riportato il Comune di Baronissi nell'ambito della competenza dell'ufficio del giudice di pace Mercato San Severino, mentre prima era stato localizzato con una scelta sbagliata con il giudice di pace di Nocera Inferiore. E per partitica, il Partito Democratico di livello regionale? Noi siamo di fronte ad una pagina assolutamente decisiva, la sfida per riconquistare la Regione Campania, per mandare a casa Caldoro, che è stato protagonista di 5 anni di disamministrazione o di non amministrazione, con i problemi che sono rimasti assolutamente irrisolti, con tutte le questioni che sono peggiorate, dalla sanità ai trasporti, all'ambiente, ai rifiuti, dove non è stato fatto nulla, per cui riproporre alla guida della Campania Caldoro sarebbe una scelta assolutamente sciagurata. Ovviamente siamo anche in una fase in cui il Partito Democratico, nel dialogo proficuo tra i livelli territoriali, il Partito Regionale e il Partito Nazionale, deve scegliere una candidatura forte e autorevole per la guida della campagna. Per quanto riguarda invece il candidato Amabile, che tipo è per lei? Cosa apprezza maggiormente della sua figura professionale e politica? Amabile è un sindaco che ha dato dimostrazione di sé come valente, serio, competente e appassionato amministratore pubblico. Alla guida del Comune di Fisciano, nel solco dell'esperienza di un grande amministratore quale è stato Gaetano Sessa, ma anche come consigliere provinciale a Palazzo Sant'Agostino e come dirigente del Partito Democratico, sempre coerente nelle posizioni, sempre molto determinato nel legare la sua battaglia civile e amministrativa alla fede di partito, alla capacità di rappresentare i territori anche nel segno di un progetto politico preciso che si lega al Partito Democratico. Penso che sia una persona che abbia tutti i requisiti e le condizioni, offrendo la sua disponibilità alla candidatura del Partito Democratico per arricchire quella che poi dovremmo comporre come lista del PD. E uno sguardo ai fatti recenti di Parigi, come impostare la politica anche regionale alla luce di questi fatti? Ma noi abbiamo iniziato il 2015 con questa vicenda terribile, tragica, che fa veramente rabbrividire di Parigi, le scene che abbiamo visto lanciate sulle televisioni, su tutti i media, in tutto il mondo, che abbiamo visto in questi giorni e che riguardano la condizione praticamente di guerra in cui era Parigi, innanzitutto ci fanno esprimere un sentimento di grandissima solidarietà, di grandissima affetto e di grandissima vicinanza a Parigi, alla Francia. In questo momento ci sentiamo tutti francesi, siamo tutti con la Francia e siamo tutti a difesa della libertà di stampa, della libertà di espressione, della libertà di comunicazione, per manifestare anche la nostra riprovazione più totale ad un attentato, ad un'azione beluina, violentissima, vergognosa, che ha colpito una libera espressione della informazione, del
del pensiero come è accaduto in Francia. Ovviamente si pone il problema di un'azione repressiva molto forte, ma anche un'azione dei sistemi dei servizi segreti collegati a livello internazionale, a livello mondiale, per prevenire e stroncare questi momenti barbarici di terrorismo, di violenza cieca, che non possono essere minimamente giustificati in nome di un sentimento o di un'appartenenza o di una fede religiosa, perché la fede religiosa è amore per l'uomo, è amore per la vita, è amore per la comunità, è amore per la natura, non è morte, non è violenza, non è sangue, non è distruzione. Si pone da questo punto di vista una grande sfida anche come realizzare uno sforzo di saper dimostrare che le nostre terre, le nostre comunità sono comunità che accolgono, che integrano, che sanno aprirsi, ma che sanno anche far rispettare con molta fermezza il principio di autorità, le regole e le leggi. Ha candidato Tommaso Amabile, attuale sindaco di Fisciano. Cosa pensa possa rappresentare la sua candidatura per il partito che lei ama, il PD, in tempi così difficili per la Campania, per Fisciano e per la Valle Irno? Innanzitutto parliamo di ipotesi di candidatura. Ovviamente vi è una disponibilità mia ed anche degli amici dei territori che e qui nella Valle dell'Irno ritengono che anche questa parte di comunità possa riuscire ad esprimere un rappresentante democraticamente eletto nell'ente regione. Ovviamente la mia è una candidatura di servizio al partito, ma di servizio soprattutto alle comunità rappresentate. Se dovessi riuscire a tagliare il traguardo, ovviamente ogni soggetto che si candida a raggiungere qualcosa ritiene che il risultato possa essere anche colto, possa essere raggiunto, porta dietro di sé, insieme a sé, una serie di propositi. Innanzitutto che cosa vorrei? Cioè, vorrei innanzitutto che la regione non fosse più come attualmente adesso, cioè una regione che non dà risposte, una regione lontana dai territori, una regione totalmente latitante per 4 anni di una consigliatura importante, soprattutto oggi che non ci sono, si avvia alla cancellazione delle province della carta istituzionale, la regione diventa naturalmente l'ente istituzionale di riferimento delle comunità, dei territori, dei comprensori. E avere una regione che al di là delle dichiarazioni del presidente Caldoro è stata totalmente assente dai comuni senza riuscire a dare nessuna risposta agli amministratori, ma non soltanto agli amministratori del centro-sinistra, sarebbe troppo facile dire questo, ma agli amministratori in generale di una regione che annovera oltre 550 comuni, è una cosa che assolutamente non riesce a dare quella iniezione di speranza e anche di riscatto ad un territorio che aspetta dalle istituzioni, che aspetta da un impegno rinnovato all'interno dei consessi democratici di riacquistare vitalità per ripercorrere un cammino che finora è stato asfittico e ricco di difficoltà e che possa determinare le condizioni di crescita di un paese e di un territorio che sicuramente merita di meglio. Ovviamente si sarà poi il candidato presidente, sarà tutta la coalizione a stendere un programma di speranza e anche di riscatto ad un territorio che aspetta dalle istituzioni, che aspetta da un impegno rinnovato all'interno dei consessi democratici di riacquistare vitalità per ripercorrere un cammino che finora è stato asfittico e ricco di difficoltà e che possa determinare le condizioni di crescita di un paese e di un territorio che sicuramente merita di meglio. Ovviamente si sarà poi il candidato presidente, sarà tutta la coalizione a stendere un programma, delle linee programmatiche che dovranno essere portate avanti. Sicuramente andranno in discontinuità rispetto a quello che è stato fatto finora e credo che questo paese, questa regione, questa nostra terra meriti qualcosa che mostri più attenzione e più amore verso i territori e verso la gente che vi abita. Tra le priorità per quando lei è eletto eventualmente? Ma tantissime cose non fatte, basta, vi dico che come ente locale noi vantiamo un credito verso la Regione Campania di 3 milioni di euro ed assistere, ovviamente questa è una situazione diffusa nella quasi totalità degli enti locali dei territori, cercare di rimettere
in regola il rapporto democratico tra le istituzioni, perché se si creano delle condizioni, se si ascoltano anche i territori quando si assumono le decisioni, credo che determinando una condivisione diffusa ampia si riescono ad avviare a soluzione tutti i problemi che sicuramente non mancheranno e che continuiamo a portarci anche dietro. Un piccolo sguardo alle altre compagini politiche in un minuto, in poche battute. Ma se devo partire dalla esperienza, per come l'ho vissuto ovviamente da soggetto passivo della regione, sicuramente è qualcosa da dimenticare e da archiviare per questo paese se gli vogliamo bene. Ho vissuto in prima persona l'esperienza negativissima della gestione Cirielli, che poi rappresenta lo stesso modo di concepire la istituzione pubblica, e si è limitata ad un'occupazione soltanto degli spazi istituzionali senza costruire nessuna risposta per i territori.